Fin dall'inizio avevamo ipotizzato una cosa, che il catalogo diventasse una sorta di piccolo segnale, simbolo della riapertura dell'Arca, non soltanto con questa mostra, ma anche attraverso un catalogo che testimoniasse la vera e propria riapertura, perché almeno per quanto mi riguarda, negli anni in cui ho avuto l'onore e il piacere di dirigere in quanto direttore artistico il Laboratorio per le Arti Contemporanee, appunto l'Arca, c'era sempre stato un catalogo. Il catalogo arriva, il catalogo è bilingue, è un catalogo che segnala particolarmente l'identità della mostra, cioè quindi le opere esposte. C'è anche un video che da sempre ha accompagnato questa mostra di Bellandi, un artista che ha lavorato sul monotipo, da degli scatti di Giampiero Marcocci, fotografo teramano, carissimo amico. Il finale del catalogo è anche legato ad una serie di artisti che espongono e che si vedono al lavoro nella stamperia arti grafiche della Torre, che in qualche modo è il deus ex machina di tutto questo progetto e che vede anche in queste fotografie la collaborazione di artisti che in questo caso o di autori che non sono direttamente collegati alla mostra, ma sono importantissimi. Uno per tutti, Tonino Guerra, grandissimo, indimenticabile sceneggiatore insieme a Fellini di Amarcord, e il grande architetto Mario Botta. Pressure, quindi, vuole essere la significativa testimonianza dell'amministrazione di Teramo di far sì che l'Arca ritorni a vivere dopo il Covid, e sicuramente ci saranno degli altri eventi dopo Pressure, e quindi Pressure è stato l'elemento simbolico di testimone per far sì che questo spazio diventi sempre più uno spazio di riferimento per i teramani e per l'arte contemporanea.